Siete pronti con un altro barbatrucco? Sono andata a scaldare una padellina antiaderente. All'interno andrò a mettere qualche cucchiaio di parmigiano e aspetterò che si scioglie. Una volta che si è sciolto, ovviamente fate della grandezza che più vi interessa, lo andiamo a staccare e a far asciugare sopra una tazzina. Eccolo qui, basterà qualche minuto e il nostro cestino sarà pronto. Ovviamente se è grande potete inserire all'interno della pasta, del riso freddo, quello che volete. Io l'ho fatto così piccolino perché all'interno metterò delle zucchine e dell'affettato.